come possono i big data aiutare il flusso della dismissione degli NPL? Ovviamente non lo lasciamo solo alla mercé dei tribunali. Assolutamente. In un mondo che si dice digitalizzato, la capacità di aggregazione purtroppo alcune volte va dispersa. Quindi nascono 100.000 siti che danno 100.000 informazioni diverse, ma la capacità di aggregazione è ancora una cosa molto distante dal lavoro del recupero del credito, un po' come se avessimo 1.000 alberghi che non vendono una stanza, ma non è stato ancora inventato Booking, per esempio. La capacità invece di poter aggregare tutti gli open data presenti sul mercato e quindi la possibilità di avere le informazioni della giustizia, le informazioni dei tempi dei tribunali, le informazioni dell'aggiudicazione, il valore medio degli immobili venduti rispetto al valore di mercato, la capacità di assorbimento di quel mercato specifico per quel determinato prodotto, il reddito pro capite della cittadina nella quale stiamo intervenendo, l'asset allocation, capire se l'oggetto che stiamo trattando è un immobile che deve rimanere esattamente così oppure può essere trasformato, è la necessità pre-applicativa prima di andare ad affrontare il recupero che qualsiasi asset o loan manager dovrebbe avere. Quindi la tendenza del mercato sarà quella di avere sempre più strumenti aggregativi che, grazie alla capacità di composizione del dato lasciato nella manualità di chi opera quotidianamente nel suo singolo settore, riesca ad aggregare informazioni per far sì che l'asset e il loan manager possano utilizzare il prodotto finale per avere la capacità di migliorare i tempi di recupero. Quali sono gli strumenti, appunto, che dovrebbe avere un asset ed un loan manager per tenere tutto realmente sotto controllo, posto che questo sia possibile? In realtà oggi, purtroppo, e lo abbiamo vissuto creando il nostro prodotto Ares, abbiamo riscontrato che sul territorio della gestione non esiste un prodotto aggregatore. Quindi abbiamo pensato di creare qualcosa che potesse dare una mano a velocizzare i tempi di recupero. Per poter oggi avere informazioni sullo stato di un fascicolo, io dovrei avere un avvocato intervenuto in procedura al quale fare una call o inviare una mail, chiedere lo stato del fascicolo e avere normalmente in 2 giorni una risposta, contro la possibilità di analisi di un big data che potrebbe darmi la possibilità di fare la stessa cosa che faccio in una call, magari in pochi secondi. L'idea che abbiamo avuto è stata quella di accorciare i tempi di lavorazione, quindi di creare dei prodotti che 28.800 volte al giorno interrogano il tribunale e ci danno risposte più veloci. Quindi la nostra indicazione, il nostro consiglio, la nostra utility è quella di poter avere qualcosa che aggreghi e che dia la possibilità assolutamente in un'unica macchina di elaborare più strumenti. È quello che abbiamo cercato di fare creando il nostro Ares.